tutto pronto, è appena cominciata questa amichevole pre-campionato qui sui campi del Marasca. Il Toro San Lazzaro vede affrontarsi la Sampdoria ed il Milan. Tornano a calcare i nostri campi gli ottimi Antonio Leanza e Carmine Raimo, con una compagine un po' rimodellata rispetto alle vecchie glorie con i quali hanno trionfato sui nostri campi con la maglia del Real Lorei, ma l'entusiasmo è lo stesso di sempre. Vediamo questo match, che emozioni ci regalerà. Buon calcio. Capuano prova a partire dalle tromme, supera il diretto avversario che è Ciro Raimo, capitano del Milan, poi Esposito col mancino. Urca! Del portiere del Milan. Manteniamo sui 5 telespettatori, Giovanni. Diciamo che di sabato alle 3 senza Serie A speravo in qualcosa in più, però. Sicuramente è più interessante. Attenzione, intanto. Ricordiamo Raimo che prova ad andare in contropiede. Ottima la palla a cercare il. Attenzione! La palla in mezzo per il fratello Ciro. Che stava per bucare la porta. Palla qua. Ma come tu mi insegni, Luca, il possesso palla, se è sterile, serve a ben poco. Esposito! Quasi profetico, Mario Esposito, palla sul destro, poi sul sinistro a giro, sembrava quasi Son contro il Leicester, segna il vantaggio per la Samp 1-0. E noi chiudiamo anche la nostra... Elimino il contenuto, lo continuo. E poi lo devi condividere. Palla a destra per Ciccio Caputo per il raddoppio, la parata dell'estremo difensore evita il raddoppio della Samp. Tra due giorni. Non è che lo devi eliminare. Stanno un sacco, come stanno tutte dirette, solamente con due posti. Attenzione, batte e ribatte Ciccio Caputo. No. Stava per segnare il gol del raddoppio, nulla di fatto. Anzi, Capuano, un tacco illuminante. Il sinistro di D'Ambrosio, palla che termina fuori. Occhio a contropiede, Ciccio Caputo a tu per tu con l'estremo difensore che spinge ancora una volta. Esposito ancora con il destro, palla alta sopra la traversa. Fascia destra messa in mezzo al rimorchio per Romano, il colpo di tacco per la corrente, Capuano che non può sbagliare ancora una volta. La qualità della Samp segna proprio Paolo Capuano, 2-0. La tifa è Capuano che ci Caputo che ci gioca. Mamma mia, che giocata di Esposito, sinistro poi destro. Cosa ha fatto Mario Esposito? 3-0 Samp. A Roma tu non me ne... non lo sai. Mi manda una foto Andrea. Il Tesciune. Il fratello Tesciune. Sarebbe Tesciune grande. Te l'ho mandata. Uguale. Intanto, mentre si disquisiva di tutt'altro, Romano approfitta della morbidezza difensiva del Milan e va a segnare l'ennesima rete della Samp, che ormai dilaga. Ed è 3-0. Intanto il sinistro out of nowhere, come si dice in gergo, di D'Ambrosio, palla fuori. Sì. Al prossimo highlights, occhio all'Alleanza che si gira, frenda con l'ausilio del palo. Palla tenuta lì. Centro, centro. Finisce qui il primo tempo, arrivederci alla ripresa. Predominio Samp organizzativo, non abbiamo ripreso l'ulteriore gol della Samp in apertura. Subito il destro di Caputo, risposta di Santelia. Vediamo se i ragazzi del Milan riusciranno ad avere una reazione d'orgoglio in questa seconda parte di gara. Mamma mia, intanto ancora una volta Mario Esposito con il destro a giro sul secondo palo segna l'ennesimo gol della sua partita. La Samp ormai ha preso il largo. Mamma mia, Leanza che palla a cercare Raimo. L'asse è sempre quella, palla ceduta. Buono il giro palla, manca l'ultimo passaggio. Poi il destro, palla fuori. Si intravede qualcosa nella manovra del Milan.
quello mi è venuto da super ridere. Vabbè, oggi secondo me dito vittoria, conoscendolo. Ciccio Caputo la fa sfilare, poi il destro, Sant'Elia risponde presente. Palla per Romano che cede ad Esposito per l'ennesimo gol. Poi Romano Esposito. Ma il Milan a valanga. Anzi, la Samp a valanga contro il Milan. Senza pietà. Si è ritirato anche Federer ieri. Esposito ancora, Sant'Elia la tiene lì. Mamma mia, Carmine Raimo, il gol della bandiera, dell'orgoglio, una zampata da centravanti consumato. Il gol di Carmine Raimo. Mamma mia, kaboom! Ciccio Caputo, ancora una volta lui. Samp in grande spolvero quest'oggi. Angelo. Mamma mia, ci prova di tacco Esposito. Tiro che non ha fortuna però. Ancora ribatte a destra Romano. Batte per l'ennesima volta Sant'Elia. La Sampdoria dilaga. Leanza, il break 2 contro 1, Leanza. Palla che termina fuori. Romano in mezzo per Caputo. Caputo scarta il portiere. Ciccio Caputo segna ancora una volta lui. Ciccio Caputo. Samp ormai avviata verso una larga vittoria. Esposito, poi Romano ancora per Esposito, ancora per Romano, palo. Prenda, para. Esposito con la spalla, che assist per Romano, anticipato. Palla che torna ancora ad Esposito, Sant'Elia. Il palleggio rientra sul mancino. Buona per D'Ambrosio, Esposito in mezzo, colpo di tacco ancora. E arriva il gol che sigilla e suggella la vittoria della Samp con D'Ambrosio.